Allora, grazie a tutti, grazie ai deputati e deputato, senatore che sono stati invitati. La riunione è stata organizzata dall'ANPI in questo modo. Io farò una introduzione, non eccessivamente breve, poi interverranno cercando di inquadrare un po' la questione prima di entrare nel merito specifico di quelle che sono le modifiche costituzionali rispetto alle quali il Parlamento, il Senato in doppia lettura e la Camera in una lettura che poi diventerà la seconda, presumibilmente salvo sorprese che in questo periodo possono sempre esserci, tra il 10 e l'11 dicembre. Nel momento in cui in quella data la Camera si dovesse pronunciare sul decreto legge con la maggioranza dei terzi, i cittadini non potranno dire la loro, perché avrà deciso il Parlamento. Allora, credo che sia necessario un po' parlare della questione e utilizzerò un intervento che è stato fatto su Banca Indipendente, il mensile dell'ANPI, da Carlo Gali. Credo che sia utile per inquadrare un po' la situazione in cui si inserisce questo discorso delle riforme costituzionali. Esiste un legge costituzionale, la nostra carta incorpora un sistema di valori. Si tratta di valori etici che diventano diritti giuridici grazie alla mediazione della politica. In via eccezionale e originaria, la politica è stata la resistenza. Lo scontro sanguinoso contro il nazifascismo che ha affondato la nostra democrazia proprio nel rifiuto per il dolore della prima della dittatura e dei totalitarismi di destra. L'etica costituzionale è anche la consapevolezza di tutto ciò, è la costante volontà di democrazia, di libertà, di diritti, di dignità e di solidarietà e che deve informare la vita collettiva, politica e sociale degli italiani ed è la sua difesa attiva dai nemici della Costituzione e del suo spirito democratico. È questa l'etica che è andata smarrendosi. Le cause possono essere ricondotte a delle dinamiche fondamentali: l'offuscamento del ruolo politico dei partiti e le trasformazioni sociali e antropologiche indotte dalle nuove forme di economia capitalistica. Senza i partiti non c'è democrazia. La nostra democrazia parlamentare e rappresentativa ha funzionato in senso progressista ed emancipativo solo finché i partiti di maggioranza e di opposizione hanno conferito un'anima al Parlamento, finché hanno portato il popolo e generato gli interessi del Paese all'interno delle istituzioni. Quando il mancato ricambio politico ha privato i partiti di spinta propulsiva e li ha trasformati essi stessi in gruppi di interesse, e in criteri di istituzione della società sono rimaste progressivamente prive di politica. L'economia negli anni 80 modificava le regole del gioco e si sottraeva progressivamente al compromesso socialdemocratico che era stato implicitamente stipulato tra capitale e lavoro. Un compromesso asimmetrico che vedeva il lavoro ancora in inferiorità, ma non del tutto subalterno. Invece il neoliberismo degli anni 80 fino ad oggi ha cercato di smantellare lo Stato sociale, ha precarizzato il lavoro e ha frammentato la società lungo linee di classe, di reddito, di accesso al sapere, distruggendo quella vasta platea di ceto medio e di
sociologica della democrazia. Aggiunge altre cose, in modo particolare fa riferimento alla dinamiche di forte personalizzazione che caratterizza questa fase politica, e quindi se volete lo leggete, non vi direi ulteriormente, però ho usato questa introduzione perché noi non possiamo ignorare il contesto in cui si propongono delle riforme costituzionali. Non solo si propongono delle riforme costituzionali, in primo luogo si propone la modifica della Costituzione per riformarla, e cioè il disegno di legge 138, che appunto è stato votato in seconda lettura al Senato e in prima lettura alla Camera, modifica una delle regole fondamentali della Costituzione, che stabilisce le modalità in cui la Costituzione stessa deve essere modificata. Questa cosa è stata giudicata dall'ANPI estremamente grave. Non è solo l'ANPI, tra l'altro, che ha giudicato questa cosa in modo estremamente grave, perché se ci sono delle regole è evidente che queste devono essere rispettate. Quindi, il fatto che si possa modificare un articolo di garanzia della Costituzione dal punto di vista formale, evidentemente se c'è una maggioranza questo è possibile, ma ci sono alcuni costituzionalisti che su questo hanno molto da dire. Ma il punto centrale è: si modifica la Costituzione in quella maniera per fare cosa? Perché si mette mano a un articolo che è molto, come dire, molto semplice da applicare, perché è molto chiaro, non ci sono difficoltà interpretative. Si dice che per modificare la Costituzione si può, ma si può farlo in modo puntuale, questa è la sostanza. All'ingresso c'è una scheda e fra l'altro nei prossimi giorni ci sarà il 24 di novembre, avete visto il manifesto, ci sarà un'iniziativa di carattere nazionale in molte città italiane, sì, ci saranno delle gazette, dei banchetti in cui si farà il tesseramento dell'ANPI, ma si metterà al centro proprio questa questione della Costituzione, della modifica della Costituzione, per informare i cittadini. Insieme al materiale per il tesseramento ci sarà anche un valore che abbiamo fatto stampare, in cui verrà spiegato in maniera puntuale quelle che sono le critiche che vengono fatte dall'ANPI. Tenete conto che l'ANPI ha espresso il suo punto di vista in data 16 maggio. In data 16 maggio il Comitato Nazionale dell'ANPI esprime la ferma contrarietà a ogni modifica dell'articolo 138 della Costituzione, che semmai dovrebbe essere rafforzato. Qui dopo c'è un riferimento da fare, perché tra le varie modifiche che vengono fatte è prevista in ogni caso un referendum per le modifiche che dovranno essere apportate. Però noi non stiamo parlando di modifica alla Costituzione, stiamo parlando della modifica dell'articolo di garanzia su come si deve procedere per modificare la Costituzione. È questo quello che viene modificato, è questo quello che viene manomesso, questo è il termine che utilizziamo. E devo anche ricordare un'altra cosa, che modifiche alla Costituzione ce ne sono state. Alcune fatte con una certa, come dire, celerità, e poi tutti hanno riconosciuto che quella modifica articolo 5 della Costituzione era una sorta di corallo, nel senso che c'è stata una conflittualità enorme tra le regioni e lo Stato centrale, la
Corte Costituzionale è stata costretta ad intervenire moltissime volte per cercare di dirimere una riforma che è stata fatta, fra l'altro è stata fatta dal centro-sinistra. Non dobbiamo però dimenticare che è stata fatta dal centro-sinistra in un contesto nuovamente di relazioni con il centro-destra, che poi all'ultimo momento si sottrasse. E il centro-destra non ha mai tralasciato il fatto di voler modificare la Costituzione. Voler modificare la Costituzione modificando nel senso presidenzialista. Questo era il punto di vista del centro-destra e è il punto di vista del centro-destra. Tanto è vero che il ministro Colomba Quagliariello, nel sito che ha realizzato per la partecipazione dei cittadini alle riforme costituzionali, però ci ha detto che il ministro Quagliariello porterà a conoscenza dei cittadini il grado di partecipazione che c'è stato dopo dicembre, perché ci vuole molto tempo per raccogliere i dati per la grande partecipazione che c'è stata, e ce lo dice quando la Costituzione, quando l'articolo 138 sarà stato modificato. Questo per dire che cosa intendono per la partecipazione. In ogni caso, noi ci troviamo di nuovo per la quarta volta a dover discutere di riforme costituzionali, dico la quarta volta in senso complessivo, in senso generale, attraverso un meccanismo che non è il meccanismo del 138 vigente, ma per la quarta volta sono stati individuati dei meccanismi che escono dal 138 e hanno cercato di costruire di fatto strutture di carattere costituente, l'assemblea costituente del periodo che era presidente della Camera degli Lordi, successivamente poi l'intervento che è stato fatto dal centro-destra con la modifica costituzionale del 2006 è stato rigettato, prima Bozzi, credo che fosse 84, e comunque non sono mai riusciti a farla, per cui non c'è stata mai sostanzialmente una possibilità di modifica del 138. Oggi siamo a questa fase. Oggi siamo, ma che cosa fa il 138? Intanto ci sono alcuni elementi fondamentali. Uno è all'iniziativa del governo. E su questi costituzionalisti sono assolutamente chiari. La Costituzione è prerogativa del Parlamento e dei cittadini. Nonostante questo, il governo, Letta nella sua promozione all'insediamento del governo, ha parlato in modo esplicito e diretto e riportato di processo costituente e poi ha dato il via al decreto legge che modifica il 138 attraverso l'individuazione di alcune modalità. Intanto la nomina dei saggi che hanno svolto il loro lavoro, che hanno presentato una relazione in cui mettono a fuoco una serie di questioni, su alcune non sono d'accordo, su altre però lo sono complessivamente, e come dire, butta caso questo accordo si trova su una forma di semipresidenzialismo. Ancora non è chiaro, però intanto un piccolo passetto è stato fatto. L'altro intervento è quindi che cosa significa individuare un soggetto terzo che viene nominato dal governo, esperti da parte del governo, per elaborare un testo che verrà poi passato al Parlamento. Il Parlamento quindi dovrà discutere su un testo che è stato deciso da terzi nominati dal governo e riconosciuti in maniera formale dal Presidente della Repubblica, secondo passaggio di Saggi, prima che non aveva fatto prima della sua fine del settennato, e poi l'ha rifatto la seconda volta, con un riconoscimento.
li ha ricevuti, quindi ha un peso significativo. Mentre normalmente il Parlamento, loro lo sanno bene, attraverso le commissioni fa le audizioni, sempre chi ritiene, no, in modo da acquisire tutti gli elementi di conoscenza per poter decidere. No, questa volta si fa in maniera diversa, ma non si fa solo questo. Si accorcia anche il tempo per la discussione parlamentare. Intanto si definisce un tempo massimo di 18 mesi, puta caso, con lo stesso obiettivo che si è dato il governo delle larghe intese, di durata il governo delle larghe intese, si era dato il governo, la discussione pubblica e politica aveva detto, no, che c'era bisogno di un governo d'emergenza che avrebbe dovuto fare alcune cose sostanziali per cercare di portare il paese fuori dal... e poi si sarebbe dovuto tornare alle elezioni, facendo per esempio la legge elettorale. La legge elettorale è stata messa in coda tutto questo processo, cioè dopo 18 mesi, così che a chi ha nessuno venga voglia di far cadere il governo, perché se no ritorniamo a votare con il porcellum. Per cui il meccanismo è ben studiato. Il problema è che studiare in maniera tale da eludere e modificare il processo costituzionale così come è previsto, accorciando i tempi, dicevo, e anche modificando le modalità in cui il Parlamento discuterà del merito delle riforme, attraverso la costituzione di una commissione interparlamentare, Camera e Senato, e attraverso l'individuazione di vincoli per quanto riguarda i singoli deputati nella presentazione degli emendamenti. E cioè gli emendamenti potranno essere presentati uniti dal governo e dai capigruppo. Allora, non devo aggiungere altro, dai capigruppo, in un Parlamento che è costituito secondo il porcellum, con le modalità previste dal porcellum, non aggiungo altro, chi decide rispetto agli emendamenti è il capogruppo. Allora si capisce perché si vuole modificare il 138. Perché bisogna costruire un meccanismo che renda possibile un intervento che sia, come dire, in linea con il pensiero di chi lo vuole attuare, il governo delle larghe intese. Questa cosa va poi letta in rapporto anche ad altri aspetti. Prima che cadesse il governo, sulle questioni delle riforme costituzionali, il centrodestra aveva scritto molto accentuato che il processo di personalizzazione che ormai è diventato il processo che è proprio di tutti i soggetti politici che stanno in campo, per non dire di quelli più grandi, per capirsi il meccanismo che sta scattando dentro il Partito Democratico porta a accentuare questo aspetto della personalizzazione. Saranno realizzate le primarie su questa fase, il segretario verrà individuato dai cittadini che voteranno la persona, non c'è più un processo, come dire, di discussione democratica in un soggetto organizzato in cui gli organizzati decidono cosa chi sarà la loro guida, ma c'è un aspetto diverso che punta sulla personalizzazione, sul liderismo. E queste cose non possiamo disconoscere. Lo so che è una valutazione politica questa, ma io sono tranquillo da questo punto di vista. Abbiamo fatto di 19 o 20 come ampio Consiglio nazionale in cui il Presidente ha ribadito queste cose e altre, naturalmente con una proprietà maggiore di quella che posso esprimere io, però insomma la sostanza è questa, ma dicendo che entrando nel vivo del Consiglio nazionale, l'unico punto dell'ordine del giorno
parleremo anzitutto della situazione politica. L'ANPI è un soggetto autonomo, indipendente, ma non è un soggetto che non discute di politica, discute di politica, dà giudizi su quello che sta avvenendo nel paese, su quelle che sono le scelte dei soggetti politici. Riteniamo di poterlo fare sulla base di quelle che sono le attività, il modo di essere dell'ANPI stesso. E allora qui si pone una questione. È stato discusso, è stata fatta una discussione anche, voi sapete che l'ANPI non ha partecipato alla manifestazione del 12 settembre, questo ha creato difficoltà anche all'interno della nostra associazione. C'è chi era favorevole al fatto di partecipare, c'è chi ha partecipato a titolo personale, c'è chi non lo era, perché c'è stato un processo di avvicinamento alla manifestazione del 12 ottobre che è stato giudicato dalla dirigenza dell'ANPI come un processo che in alcuni passaggi travalicava, diciamo così, l'aspetto immediatamente diretto alla difesa della Costituzione, ma qualcuno dei soggetti che partecipava a quella manifestazione esprimeva anche un orientamento politico, per cui si è ritenuto di non dover partecipare, ma si è anche ritenuto, con un dibattito molto articolato all'interno della nostra organizzazione, ma si è ritenuto anche di dover riprendere il rapporto con tutti quei soggetti che parteciparono alla prima manifestazione del 2 giugno a Bologna per costruire una opposizione la più ampia possibile alle modifiche costituzionali. Allora, un altro concetto deve essere chiaro: l'ANPI non è contro qualsiasi modifica alla Costituzione, però dice questo: ci sono aspetti che sono ritenuti indispensabili da parte delle varie forze politiche e che sono fortemente, su cui sono fortemente d'accordo, sembrano tutti fortemente d'accordo, e cioè la diminuzione del numero dei parlamentari, il fatto che si debba modificare il ruolo della Camera e del Senato, inserendo magari il discorso del Senato delle Regioni, modificare il titolo quinto, diciamo, per rapportarlo a quella che è le esigenze emerse dopo la fase, diciamo, di attuazione, e decidere rispetto al discorso delle province. Su questo, se c'è accordo, si faccia, ma si faccia con gli strumenti che sono stati indicati dalla Costituzione, così come è possibile fare, no? Con le maggioranze che possono essere realizzate. Così come per esempio è stato fatto quando si è inserito in Costituzione, ma in quel caso non è stato modificato il 138, cioè quando si è messo in Costituzione l'obbligo dell'equilibrio di bilancio, una scelta assolutamente pericolosa, dettata dall'Europa per vincolare rispetto alle politiche economiche del bilancio pubblico, rispetto alle quali fra l'altro adesso si sta cercando di trovare un modo di svincolarsi, ma è stato fatto con, nel merito io credo che sia stato uno sbaglio, però è stato fatto con il rispetto della Costituzione, con la maggioranza delle due terzi. Senza modificare il 138, quindi, impedendo ai cittadini di dire qualcosa su questo, e questo è grave in ogni caso, anche perché è stato fatto con tempi accelerati, rispettando quello che era i termini della Costituzione, con tempi accelerati, nel silenzio più totale, così come sta avvenendo anche con questo tipo di modifica. E allora l'ANPI è qui per discutere di queste cose, sarà in piazza il 24 per informare i cittadini di quello che sta avvenendo, non fa come qualche esponente di partito che nella discussione al Senato entra nel merito delle modifiche costituzionali, non discute delle modifiche del 128,
questo andando a leggere gli atti, in seconda lettura, la maggior parte ha discusso di quello che potrà essere le modifiche costituzionali, però si discuteva della modifica del 138, hanno glissato, questa è la realtà delle cose. Dicevo, noi saremo in piazza per cercare di informare i cittadini, per chiedere anche ai parlamentari, e qui sono in modo specifico di rivolgo alla rete, perché Mario ha già espresso il suo voto al Senato, così come ha fatto anche in prima lettura, per chiedere alla rete di non votare la modifica e il suo ordine, nel caso che proprio se non se la senta di non votarlo, di adoperarsi perché almeno non venga raggiunto i due terzi, perché si dia la possibilità ai cittadini di esprimere il proprio punto di vista. Saremo in piazza per questo, saremo davanti alla Camera, nell'ultimo appello lettera che è stata fatta da Smurata anche alle altre associazioni, i giorni 10 e 11, quando sarà la discussione alla Camera, saremo davanti alla Camera a chiedere e sollecitare tutti i deputati a garantire la possibilità ai cittadini di esprimersi sulla modifica del 138. Io lo so che questa richiesta viene ritenuta eccessiva, fra l'altro semplicemente perché si dice ma nel merito poi discuteremo. Ci sarà qualcuno che ci dirà nel merito poi noi garantiremo quelli che sono i contenuti, i valori della Costituzione. Rispetto a questo dico pochissime cose, però vi ricordo che sono anni che la nostra Costituzione viene messa nella pratica in discussione. Non occorre che vi ricordo il lavoro, articolo 1, e quello che sta succedendo rispetto alla garanzia del lavoro in questo nostro paese. Non occorre che vi ricordo quello che sta succedendo in questo nostro paese riguardo alle questioni della sanità, riguardo alle questioni dei servizi sociali e perfino riguardo alle questioni dei diritti. Noi abbiamo vissuto questi qualche decina di giorni fa una tragedia in cui poi tutti quanti si sono, come dire, hanno espresso il loro dolore. Due giorni dopo è stato silenziato tutto, sono partite le navi e riguardo al discorso relativo alla modifica della legge che determina una situazione incredibile per gli immigrati, una mancanza di diritti, si è messo tutto a tacere. Un governo di larghe intese che trova enormi difficoltà a fare interventi su questi temi, che garantisca i diritti, che garantisca il lavoro, che attivi delle iniziative per portare questo paese fuori da una crisi che è devastante, che non trova il tempo di fare queste cose, però trova il tempo per modificare la Costituzione e lo fa cercando in tutti i modi di evitare che i cittadini vivano la loro, inventandosi un meccanismo apposito per fare questo tipo di modifica. Allora, come ANPI noi siamo qui a cercare di informare i cittadini, nessuno lo fa, nessuno lo fa, e questa è una grave responsabilità, in primo luogo dei partiti, e a chiedere ai nostri rappresentanti di assumersi la responsabilità. In modo particolare poi noi abbiamo, come dire, noi siamo in presenza qui di amici dell'ANPI, sono iscritti all'ANPI i nostri i due deputati, però rispetto a questo ci sono delle divergenze enormi e noi cercheremo di richiamarli a un dovere che è quello di permettere ai cittadini di esprimere il loro punto di vista, ma di permetterlo anche informandoli di quello che sta succedendo. Noi facciamo il possibile, ma i partiti hanno l'onere
di informare in primo luogo i loro stessi iscritti e non solo parlare di primaria nel momento in cui si tenta di modificare la Costituzione. Almeno questo è il punto. Grazie. Buonasera a tutti, chiaramente non è facile la posizione, non pretendo di convincere, di raccontarvi, comunque di spiegarvi un po' il senso di come stiamo vivendo sia alla Camera, ma penso poi lo testimonierà anche Mario rispetto al Senato, questo percorso di riforme istituzionali che insomma prende a condivido tra l'altro la riflessione anche fatta dal collega, perché Carlo Galli è un deputato del Partito Democratico, siede alla Camera qui vicino, tra l'altro siede nel senso anche fisico in aula, e condivido quelle due analisi rispetto alla attenzione appunto a quella che è una crisi della politica, una crisi dei partiti, una crisi anche del modello che stiamo pagando, gli effetti dei risultati del modello economico che si è affermato negli anni 80 e 90, di cui stiamo pagando purtroppo un carissimo prezzo le conseguenze in questo momento. E condivido anche un'altra riflessione che non era nell'articolo che è stato citato, ma che ricorre spesso rispetto che la stessa AMPI ha fatto rispetto al progetto di riforma costituzionale, no? La crisi del sistema, la crisi istituzionale, la crisi che discende dalla crisi dei partiti, no? Dalla presunta crisi della Costituzione. Su questo siamo ovviamente d'accordo, quindi starebbe ai partiti risolvere in primo luogo in maniera radicale, formarsi, risolvere quella che è la crisi anche di rappresentatività e di credibilità che hanno maturato in quest'ultimo decennio, in questi ultimi anni, poi in modo ancora più radicale piuttosto che la Costituzione. Però ciò nonostante, questo è giusto ovviamente, il percorso che è stato seguito in questi mesi, prende avvio appunto dai modi anche del Presidente della Repubblica nell'ultimo semestre, da marzo, aprile, dopo appunto le elezioni, la prima convocazione tra l'altro di una commissione di saggi nella fase di consultazioni per la formazione del governo, ha visto anche un momento intermedio antecedente in realtà rispetto alla legge costituzionale, il disegno di legge costituzionale che è stato presentato dal governo. E si tratta delle due mozioni approvate tanto alla Camera quanto al Senato, il progetto tra l'altro di una discussione anche lunga all'interno dell'Aula che sono state approvate sia alla Camera che al Senato e che hanno, se vogliamo, un po' delineato e disegnato il percorso di riforma costituzionale. Perché per dimostrare innanzitutto che il Parlamento non è stato disinteressato, spossessato di quello che è un suo ruolo, di quello che è un suo intervento all'interno di un processo costituzionale, ma per testimoniare anche un'altra cosa, il fatto che fermo restando la forza delle garanzie anche che il sistema costituzionale dettato dalla nostra Costituzione pone, ci sono alcune necessità di adeguamento di quello che è il sistema di forma del bicameralismo perfetto che ha citato lo stesso Lorenzo, la forma anche di rapporto e di relazione che sussiste tra governo e Parlamento in questo momento, perché tema e oggetto parte della cronaca qui nel dibattito politico, l'uso eccessivo forse però della decretazione d'urgenza, è però anche allo stesso tempo un effetto perverso di un sistema bicamerale perfetto che finisce per dilatare al di là anche di quelli che sono spesso tempi ragionevoli quello che è un processo normativo, quello che è un processo legislativo, e sono temi che sono necessità, penso, e problematiche su cui è necessario, su cui la politica deve provare ad interrogarsi, al di là non facendo uno sforzo di dimenticanza, ma al di là di quelli che sono stati dei tentativi di riforma a cui in questi vent'anni abbiamo assistito. Sappiamo bene che una forza politica, penso al centro-destra, insomma che il centrodestra ha assunto in quest'ultimo ventennio, ha brandito a volte con una clava la sua demagogia contro la Costituzione, usando parole
con un referendum che alterava profondamente quello che era il disegno costituzionale. Però allo stesso tempo penso che in questa fase, in questo momento, e nello spirito anche che anima, che ha animato la nascita di questo governo della intesa, qualche problema, qualche interrogativo rispetto a quello che nel sistema istituzionale attuale non funziona, a partire dal ruolo dei partiti, senza lasciare da parte quel tema, ma guardando anche i sistemi di funzionamento delle nostre istituzioni parlamentari, qualche problema dobbiamo provare a porcelo. Io proprio in direzione di questo incontro avevo letto tra l'altro quello che è il muscolo dell'anti, quindi avevo evidenziato un po' quelle che sono le critiche che Lorenzo stesso ha riassunto rispetto al procedimento di revisione costituzionale e riguardano quello che è la questione del procedimento speciale derogatorio, ma derogatorio rispetto a due questioni: una, quella della tempistica della doppia lettura, che passa da 3 mesi tra una Camera e l'altra attuali, previsti nel 128 ai 45 giorni che sono previsti nel disegno di legge costituzionale, e poi la procedura ulteriore, quella del referendum. Tra l'altro mi piace ricordare una cosa che l'ho vissuto all'interno del mio gruppo parlamentare: nel momento in cui si è arrivata, faccio tornando indietro nel tempo, nel momento in cui si è arrivata all'approvazione della mozione che ha aperto, se vogliamo, la mozione parlamentare che ha aperto il leader costituzionale, c'è stato un lungo e approfondito dibattito all'interno del gruppo parlamentare del Partito Democratico, perché le prime bozze di questo comitato, di questo organo deputato camerale, se vogliamo, poi scenderò un attimo a spiegare come è composto, addirittura prendevano un ruolo redigente e anche referente, erano alcune proposte che venivano da una parte dei nostri alleati, e c'è stato un grande lavoro e un migliorativo secondo me per rendere il comitato referente, come è giusto che sia per ogni commissione parlamentare che abbiamo la chiamata a esaminare qualunque disegno di legge. C'è stato quindi, forse il Partito Democratico pecca di tanti difetti, ma non pecca sicuramente dell'attenzione e dell'osservazione per il dibattito e per l'approfondimento, e questo è avvenuto, e questo ha portato tra l'altro una versione migliorativa di quella mozione. Tornando poi al procedimento, ecco, proprio riguardo a questo, il procedimento finale di votazione, di esame di quella che sarà la riforma costituzionale, che il comitato formato da 20 senatori e da 20 deputati più i due presidenti delle commissioni affari costituzionali, sono già tra l'altro parlamentari e senatori componenti delle due commissioni affari costituzionali di Camera e Senato, proprio per cercare, l'intento di costituire questo tipo di comitato è stato quello di cercare di avere una unitarietà di visione contemporanea e congiunta tra Camera e Senato nel valutare quelli che sono progetti di legge di questo tipo, senza arrivare ovviamente poi alla doppia lettura tanto alla Camera quanto al Senato. E la previsione rafforzativa, in questo senso, delle garanzie costituzionali, secondo me è una rafforzativa, non pretendo di convincere, io la vedo in questo modo, è quella che consentirà, a prescindere dalla maggioranza che si raggiungerà, quindi anche in presenza della maggioranza dei due terzi, lo svolgimento del referendum con quelle maggioranze che... Con... Se sono cambiati 60 articoli, quanti referendum faremo? Secondo quello che è previsto, titolo primo, titolo secondo, titolo terzo, titolo quarto, Presidente della Repubblica, quanti referendum faremo? Uno, prendere o lasciare? Certo. Quindi attenzione su questo. Scusa. Allo stesso tempo però non ci si può appellare al referendum in una situazione negata l'opportunità o la possibilità di un'altra. Io penso che però anche la questione della tempistica, a cui tu facevi riferimento, i 18 mesi che sono previsti, coincidono temporalmente con la durata del governo, lo sappiamo, insomma, è questo. Però io allo stesso tempo penso anche che ci sia la necessità di arrivare ad una riforma delle nostre istituzioni, una riforma che deve avvenire, perché la relazione dei saggi, che è una base da cui partire,
lo stesso disegno di legge costituzionale indica, invito anche a leggerlo, che il comitato esaminerà tutti quelli che sono i progetti di legge relativi presentati alle Camere, svolgerà nel termine di 6 mesi, come previsto dalla legge stessa, un'analisi di tutte quelle che sono le proposte. Io la sensazione che ho a volte è che lo vediamo, lo posso dire in prima persona, non è un creare una contrapposizione io o noi parlamentari voi. I 20 anni di berlusconismo, che sono stati delle vere anche in questo, hanno creato, a prescindere da tutto, un rifiuto, forse un termine troppo forte, ad affrontare qualunque tipo di analisi o di studio o di oggettiva verifica di quelle che possono essere delle procedure migliorative del testo costituzionale. Quindi sul bicameralismo perfetto c'è la necessità di arrivare a una riforma anche su un processo ulteriore che manca sul tempo, non c'è anche un attimo solo, anche rispetto alla questione del rapporto di fiducia tra la Camera e il Parlamento, perché nelle relazioni dei Stati si vede anche la necessità non solo di cambiare il ruolo e i poteri della Camera del Senato, ma di rendere la Camera l'organo che dà la fiducia al governo rispetto al Senato che svolge altre funzioni. Io penso che ci sia comunque la necessità di mettersi alla prova e di ascoltare anche, di provare ad ascoltare con attenzione prudenza, non lo nego questo tipo di tematica, perché c'è la necessità di anche con le altre forze politiche, perché ovviamente non solo perché siamo un governo della D'Intesa, ma perché l'aver fatto una riforma costituzionale del titolo V a maggioranza sicuramente non ha dato, oltre ad aver creato una pessima riforma del titolo V, non ha dato sicuramente una grande prova di spirito costituente o di spirito costituzionale fino a pochi anni fa, e quindi penso che questo sia giusto. E riguardo anche all'altra critica che l'ANPI muove rispetto alla legge elettorale, è giusto, ci sono, io inviterei però a evidenziare 2 momenti temporali. Da un lato la persistenza dell'attuale legge elettorale che è il porcello, perché tra l'altro è ovvio che questa settimana esatto, è proclamata una mozione presentata da PD e dalle altre, da alcune delle altre forze di maggioranza, proprio da quelli che più durante la campagna elettorale, che sono il Movimento 5 Stelle, con il Consiglio di CDM, si sono scagliati contro il porcello stesso, cioè chi era al Senato. Era una mozione che riguardava la possibilità di prevedere una riforma elettorale di una legge a doppio turno, non era niente di sconvolgente, se vogliamo. Era una proposta, perché su queste proposte bisogna provare a lavorare. Allo stesso tempo però tenete conto, e forse è quella la sensazione che qualcosa è mancato in questi 20 anni, che una riforma elettorale in qualche modo deve coincidere con quella che è una struttura istituzionale. In questi anni abbiamo assistito a progressive, metto da parte lo stesso concetto, penso alle riforme elettorali precedenti, a riforme elettorali necessarie, giuste, ma che non hanno coinciso in qualche modo con quello che era un sistema istituzionale presente, con un'organizzazione. Quindi anche voler analizzare la questione della legge elettorale e delle riforme contemporaneamente a una revisione di un sistema istituzionale è un tema importante, secondo me, che bisognerebbe valutare e approfondire. Sono idee, sono riflessioni in qualche modo che incontro di oggi e che si vanno facendo in questo periodo. Lo stesso potere che il governo ha, sicuramente ho letto anch'io le critiche dei costituzionalisti, il governo ha preso un'iniziativa normativa, un disegno di legge costituzionale, che però cerca in qualche modo, in una situazione di urgenza e di necessità che in questo momento ci troviamo a vivere, ha provato a delineare un percorso che secondo me è meno critico la riforma costituzionale, l'ho votata e non nego di averla votata, perché penso che in realtà gli strumenti attuali di garanzia che in questo disegno di legge sono contenuti consentano comunque di, sono termini, sono previsioni di carattere generale e procedurale,
noto riguardo a questo, ma che ci devono spingere in qualche modo ad interrogarci nel merito poi di quello che sarà il lavoro che il comitato costituente, chiamiamolo comitato costituente, andrà a fare successivamente su quello che dovrà essere il contenuto della riforma. Perché io vi invito anche a leggere del comitato dei saggi, che sono parte molti, non solo esponenti politici, ma giuristi di primo piano della nostra scena costituzionale, personaggi importanti, cioè citati alcuni dei nomi, dal Michele Ainz, Augusto Pantera, Carmita Di Domenico, Enzo Cheri, il professor Benedettini, Nina Bella, Valerio Mila, nel comitato di redazione, tra l'altro, che ha assistito di redazione del testo, che ha assistito lo stesso comitato dei saggi, sedeva il professor Pinelli, che è stato tra l'altro un docente della nostra università, persone comunque che non mi sembrano degli avventurieri costituzionali, condivisibili o meno, perché su certi, su alcuni degli argomenti, il lavoro dei saggi tra l'altro si è focalizzato sui termini di autonomia, del titolo quinto per semplificare, sul tema della forma di governo, sulla questione del parlamentarismo, della riforma del parlamentarismo e sulla questione della legge elettorale, che sono i temi stretti in qualche modo che lo stesso disegno di legge costituzionale evidenzia. E si sono posti delle problematiche che penso sia necessario, forse al di là, forse è questo che manca, il dibattito di una parte più ampia di cittadini su quello che però possono essere delle riforme costituzionali che dovremmo affrontare con prudenza e con attenzione. Questo è ovvio perché sappiamo bene chi siede insieme a noi attorno al tavolo delle parlamentari, però penso senza verificare del tutto la necessità di farlo, di affrontare questo tipo di necessità. Sappiamo che la qualità della politica in questi anni, del lavoro parlamentare che si è condotto, forse non è stato all'altezza di quel tipo di aspettative, però io penso allo stesso modo che in questo momento la profonda trasformazione che il nostro sistema ha subito richieda anche la necessità di affrontare un cambiamento, una possibilità di riformare il sistema in merito. Io non ho paura anch'io, non guardo con disattenzione o con fiducia in quello che sarà il sogno dell'avvenire per semplificare, però penso che dobbiamo provare a cogliere in qualche modo la necessità di un cambiamento e di una evoluzione anche di quello che è un sistema costituzionale rispetto alle modifiche che in questi anni ci sono state. E lo stesso procedimento di 18 mesi che sembrano molto pochi, avete individuato un termine temporale, io penso che sia un termine temporale neanche troppo ridotto, è un termine che coincide con il governo, ma allo stesso tempo è anche un termine di un anno e mezzo in cui le commissioni parlamentari e l'Aula, perché i provvedimenti, i testi consegnati dal comitato arriveranno in Aula, dovranno provare a fare uno sforzo importante, perché è uno sforzo, una testimonianza che penso dobbiamo rendere anche al Paese di lavoro su quello che è un testo costituzionale in senso migliorativo, non in senso di riduzione. Sappiamo quelli che sono i rischi rispetto ai rapporti, rispetto al ruolo, so quelle che sono le tematiche che sono oggetto della relazione dei saggi rispetto al ruolo del primo ministro piuttosto che a soluzioni di tipo presidenziale, ma allo stesso tempo so, vi vedo, che il livello dell'attenzione, comunque il livello del dibattito in queste settimane, in questi mesi, in queste settimane, è stato un livello anche approfondito rispetto a quelli che sono i problemi dei pesi e dei contrappesi tra i vari organi dei poteri dello Stato, di quello che è l'importanza del Parlamento, però un rapporto forse emotivo di quello che è il ruolo del Parlamento e del governo rispetto a come è attualmente, perché come attualmente il sistema purtroppo, e lo vediamo, citavo poco fa la dichiarazione d'urgenza, è un sistema che di fatto è parlamentare, ma non è allo stesso tempo parlamentare, perché si creano due binari quasi, tra quello che è un procedimento legislativo ordinario e quello invece che è il procedimento della contingenza del decreto che costantemente interviene. Quindi in qualche modo queste sfide di cambiamento penso che dovremo affrontare, è un problema che
costituzionalisti della stessa associazione dei costituzionalisti, però sono convinta che è un'occasione che non si può perdere, è una necessità, un'attenzione che dobbiamo porre, perché uno dei problemi importanti è anche quello del ruolo e dell'evoluzione che in concreto le istituzioni hanno subito, penso al ruolo del Presidente della Repubblica, senza voler intervenire nella politica, ma l'evoluzione che il ruolo del Presidente della Repubblica ha avuto in questi ultimi anni, ultimo decennio se ricordiamo, sono situazioni su cui riflettere, processi evolutivi per il futuro. Passo la parola a Mario chiedendogli di esprimere una valutazione rispetto al fatto che, come ho detto, l'ARPI non è contrario al principio delle modifiche costituzionali, ma l'ARPI chiede per quale motivo non avete attivato le procedure per le modifiche costituzionali sulle questioni che ritenete importanti e che ho richiamato all'inizio, e sulle quali c'è anche una larga concorrenza. Perché invece di fare questo si mette mano al meccanismo di garanzia? È questo il dato. Nessuno nega la esigenza, anche se le condizioni politiche, che probabilmente saranno uno degli elementi che verranno portati per giustificare la incapacità di fare le modifiche, sono di una pesantezza molto rilevante, e quindi non si risolvono le questioni politiche con dei surrogati di tipo tecnico, si affrontano le questioni politiche. Questa è la domanda: perché non le avete affrontate? Grazie, io farò alcune considerazioni senza ripetere le osservazioni che già Irene ha fatto sulle procedure, su alcuni aspetti di carattere tecnico, e dico subito che io sono convinto che questo dibattito, questo confronto sulle riforme sia iniziato da un pregiudizio che ha una sua fondatezza, che però ritengo poi ci porta un po' lontano da quello che è una valutazione oggettiva delle situazioni. E il pregiudizio che secondo me mina la qualità, diciamo, del confronto su questo tema è il pregiudizio sulla legittimità di questo Parlamento, sulla legittimazione di questo Parlamento a operare delle riforme, in qualche modo lo dicevi anche tu prima, così come sulla legittimazione di questo governo. È chiaro che siccome in questo pregiudizio ci sono degli elementi di fondatezza, però poi questi elementi vanno appunto ad alimentare un pregiudizio che secondo me ci porta fuori strada, per dirla molto brutalmente, perché è vero che questo Parlamento è stato eletto con il porcello, è vero che questo governo, ma del resto non ci sono stati, perché attualmente non ci sono soluzioni praticabili, non di facile portare, di facile, diciamo, questo è evidente per tutti. Quindi abbiamo un'esperienza del governo molto tormentata, con realtà composite, distanti, anche ospiti a volte, che sono costretti a collaborare e a produrre il poco che si produce, però per cercare di tenere in equilibrio il paese in attesa appunto che si possa ritornare a una normale dialettica politica. Beh, dico questo per pregiudizio, che secondo me, io dico un'altra cosa abbastanza brutalmente, penso che questo paese soffra perché le riforme non sono state fatte. Non è che io non temo che si facciano le riforme, io sono convinto che uno dei mali di questo paese è che le riforme non sono state fatte, e qui non è che si tratta di mettere in discussione per quello che riguarda la Costituzione e i principi. Io anzi sostengo che probabilmente la piena attuazione dei principi della Costituzione, dei valori
no? Che informano la nostra Costituzione, quell'attuazione è stata ostacolata proprio dalle forme, dalle regole, dalle forme strutturali che non siamo stati capaci di adeguare a situazioni ben diverse da quelle che avevano dato origine alla Costituzione, no? Perché se personaggi del calibro di Rossetti o di Lazzari, pochi anni dopo la redazione, dopo la fine dei lavori che hanno portato alla Costituzione, già esprimevano dei dissensi e delle riserve proprio sulla parte strutturale che risentiva di quella divisione del mondo, no? dei blocchi, delle diffidenze reciproche, delle paure che forse hanno portato nella stesura della parte strutturale delle regole della Costituzione a delle rigidità, a delle forme, diciamo, che poi, di cui poi mano a mano negli anni e nei decenni abbiamo sofferto. Quindi io credo che il timore che dobbiamo avere è che non si arrivi in fondo con il processo delle riforme. E non lo tengo, credo appunto che il timore sia quello che, ancora una volta, io credo che il timore più fondato sia quello che non se ne faccia nulla, che si arrivi in fondo, come purtroppo già è stato nell'introduzione citato, abbiamo avuto tentativi di riforma che si sono susseguiti da 30 anni e che non hanno provato nulla, no? Con le bicamerali, come anche diciamo come è stato, ecco. Appunto, quindi io credo che dobbiamo avere paura che questo paese non riesca a uscire dal pantano anche di quella che è un'architettura e delle regole e una struttura che non funziona più, e qui sono state dette cose sulle quali alla fine poi si può convenire, o la generalità delle persone non viene, il superamento del bicameralismo, per esempio, ovviamente la legge elettorale, ovviamente anche riforme che modifichino certi passaggi che sono stati fatti, come quello della riforma del titolo quinto, dove forse anche la sinistra ha delle responsabilità per essere stata indulgente in quella riforma rispetto alle ragioni politiche e direi ideologiche della Lega, no? Quindi una indulgenza nei confronti di posizioni politiche non condivisibili che poi ha portato la riforma del titolo quinto con un'idea del federalismo che oggi vediamo poi nelle sue espressioni più deleterie, no? Che vediamo anche in questi giorni nell'utilizzo del denaro pubblico, certamente sono situazioni che noi abbiamo il problema di correggere. Quindi io credo che intanto dobbiamo chiamare anche le cose con il loro nome, perché per quello che riguarda l'articolo 38 non c'è una modifica, è una deroga all'articolo 138, è una deroga che prevede nell'impianto normativo anche una clausola, diciamo così, di dissolvenza, e lo prevede l'articolo 7, che nel momento in cui il procedimento si sarà concluso, diciamo, senti, non, cioè, voglio dire, non c'è una. Io direi che da questo punto di vista credo che dovremmo guardare di più al merito delle questioni, certo, anche alla legge elettorale. Ovviamente questo Parlamento è frutto di una legge elettorale piuttosto disgustosa e che va indubbiamente superata. Però mi pare che per quello che riguarda le forme delle garanzie, cioè esse siano fondamentalmente tutelate, tutti i passaggi, al di là dell'accorciamento dei tempi, dai 90 ai 45 giorni, per i vari passaggi, la possibilità del referendum, sì, indubbiamente sulle singole parti, anche perché quando abbiamo fatto il referendum su questa materia abbiamo buttato il bambino con l'acqua sporca, quando era previsto, diciamo, il superamento della riduzione del numero dei parlamentari, no? E quindi con il referendum abbiamo cassato tutto, anche quel poco di quorum che poteva esserci nelle riforme. Quindi il referendum come forma di
consultazione è previsto, nonostante diciamo il è prevista la possibilità, nonostante il voto oltre diciamo i due terzi per le singole parti, appunto, credo che comunque sia questo diciamo quello che al momento abbiamo approvato al Senato, poi vedremo la conclusione anche alla Camera di questo procedimento. Quindi io ritengo che se è stato tentata questa procedura che cerca di ridisegnare un po' complessivamente, e questo anche per rispondere all'obiezione, alla domanda che tu facevi, per non procedere diciamo per singole parti, ma individuare la possibilità diciamo di una modificazione che avesse dentro le singole parti poi anche il senso di un disegno complessivo. Quindi questo credo che sia stato l'elemento ispiratore della volontà diciamo, di procedere con questo sistema. Quindi io ritengo che noi dobbiamo deideologizzare il confronto, no, su questo tema, perché credo che nessuno, anche se in questi anni qualcuno ha fatto tentativi di aggressione nei confronti della Costituzione, ma parlando più dei valori cardine della Costituzione e non del funzionamento. Ovviamente quei tentativi sono stati contrastati, ci sono state polemiche, ovvio che il centrodestra nelle sue espressioni in questi 20 anni ha cercato di minare in alcuni momenti le fondamenta, quello del potere assegnato al fondo della Costituzione, però io credo che non ci dobbiamo fare suggestionare da tentativi che comunque non hanno avuto esito, tentativi che sono falliti, e credo che dovremmo dare un contributo, poi al di là delle posizioni di ciascuno di noi, però credo che dovremmo dare un contributo per fare in modo che questo Paese ad alcune riforme concrete arrivi, perché altrimenti se tutte le nostre energie sono dedicate sull'iter, sulle procedure, e non dedichiamo invece le nostre energie al merito delle questioni e alla capacità di produrre qualche cambiamento di cui questo Paese ha bisogno, sono abbastanza convinto che saremmo noi a minare e a pregiudicare la possibilità che la Costituzione veda una piena attuazione in quella che è la parte appunto dei valori e dei principi, perché la nostra è una democrazia indubbiamente sofferente, in difficoltà, per tanti motivi, ci sono tante responsabilità della classe politica, quindi su questo credo che ci sia poco da discutere, perché ci sono realtà evidenti sotto gli occhi di tutti, però proprio per questo, perché è una democrazia sofferente, una democrazia che può avere anche elementi di pericolo nel proprio orizzonte, noi dobbiamo cercare di concentrarci, poi facendo anche con una dialettica accesa, con un confronto di posizioni tutte ovviamente legittime, però per arrivare a ottenere qualche risultato, perché il rischio più grande che io vedo è che in questo Parlamento comunque che arranca, in un governo che fa molta difficoltà a produrre provvedimenti utili a questo Paese, si possa arrivare da qui a qualche mese a una nuova prova elettorale con ancora quel porcellum, si possa parzialmente con un parcello, sì, c'è il rischio che si possa andare a votare. La mozione di Giacchetti di alcuni mesi fa, come sì, aspetta, la mozione di Giacchetti è stata ancora di sì, facciamolo finire, poi passo la parola a voi. Io ho firmato una proposta della posizione del porcello, quindi non è perché credo proprio questo appunto, che nel gran parlare che facciamo in Italia da anni e da decenni produciamo il nulla e ritorniamo poi sempre al punto di partenza. Questo in realtà è l'elemento in me di forte preoccupazione, piuttosto che quello di procedure che io vedo non capaci di compromettere quelle che sono le fondamenta, quelli che sono i principi, i valori ispiratori della Costituzione. Questo è il mio modestissimo pensiero. Grazie. Senti, allora io passo la parola a voi, poi intervenire.
interventi da poter fare. Cioè chi mi dice 5, va bene 5, poi magari ci sarà la possibilità di una seconda intervento. Sì, vieni qua e sembra non si sente. Prendi pure il microfono. Allora, 5 minuti dopo, però per avere le sensazioni. Perché mi sembra di aver capito, mi sembra di aver capito dalla relazione che occorre correre il più presto possibile alle modifiche costituzionali, perché sennò questo paese altrimenti affoga. E che la Costituzione sostanzialmente, se è vero questo, è stata un ostacolo alla riforma di questo paese. Questo, siccome noi non ci inventiamo niente, perché questo è chiaramente un pretesto. Si potrebbe entrare molto tecnicamente sul contesto del 138, quando è stato dei nostri padri costituenti, cosa significava il non ricorso al referendum, al contrario di quanto prevede il progetto, e quindi con, come ha detto il professor Ainis, una maggiore garanzia di controllo da parte del popolo. Perché bisogna contestualizzare le cose. Noi abbiamo un Parlamento di nominati e non di eletti. Già questa cosa fa una differenza profonda quando il nostro costituente aveva pensato con la maggioranza qualificata, cioè in 2/3 delle due Camere, in doppia lettura, a 6 mesi di distanza, a 3 mesi di distanza, garantisse la rappresentanza della sovranità popolare attraverso i suoi rappresentanti. Perché il problema è la Costituzione e la democrazia. Allora, voglio solo ricordare, perché il problema è bisogna riformare il nostro ordinamento pubblico praticamente per continuare ad essere moderni. Voglio ricordare, come voi sicuramente i nostri interlocutori sapranno, che la Costituzione scritta più antica, quella americana, del 1887. Questo problema, poi dopo leggerò qualche cosa a proposito di chi ha studiato su questo, perché poi qualcuno citava, allora cito pure io con le fonti. I primi 5-10 emendamenti, tra cui il famoso quinto emendamento a cui ci si appella, sono stati approvati entro il 1891. E nessuno ha mai pensato, se posto questo problema, è banale dire che la gente non si è posta, i contrattualisti non si siano posti il problema se una Costituzione debba vincolare i successori, di coloro, la generazione successiva a coloro che hanno fatto la Costituzione. Qui si potrebbe fare una serie di nomi di studiosi del pensiero politico. Non pensiamo di essere noi i primi a pensare che una Costituzione può essere obsoleta, come si dice. Posso richiamare? Prego. Avanti. Posso? Posso qui allora ricordare un altro, però partendo dall'esperienza europea, che la Costituzione tedesca, a Germania distrutta e divisa, è stata approvata nel 1949. La stessa Costituzione, che non si chiama Costituzione ma si chiama Grundgesetz, cioè legge fondamentale, che è una legge transitoria, perché dice essa stessa di essere una legge transitoria, bene, a tutt'oggi, dopo l'unificazione della Germania, non è stata modificata, perché è entrata in quella che un nostro costituzionalista chiamava, era diventata la Costituzione materiale, cioè è la Costituzione che vive non cambiando la sua forma. E la Germania si è unificata. Questa stessa legge diceva che si doveva passare poi alla Costituzione. Non ci si è passato, un motivo ci sarà. Voi pensate che questi paesi, l'America, la Germania, non abbia sentito l'urgenza del cambiamento sociale? Allora, tutto questo a me suscita una perplessità. Che si voglia cambiare la Costituzione, che in effetti è stata cambiata, perché è stata toccata in diversi punti, la modifica della Costituzione sono avvenute, non è che non sono avvenute. Il titolo unico, per esempio, con i bei effetti che abbiamo avuto, perché non si riflette, perché il
principio della concorrenza. Spesso si prende a modello il sistema tedesco, o il federalista tedesco. Il concetto di concorrenza che noi abbiamo delle leggi non è il concetto di concorrenza che hanno i tedeschi. Per noi concorrenza significa un po' uno, un po' l'altro. In Germania significa o l'uno o l'altro. Di più, che se entra lo Stato, la regionale cade completamente. Siccome noi abbiamo dei modelli in testa, vogliamo copiare, copiamo male. Si è pensato, davvero che qualcuno parla di fare la Camera delle Autonomie, che è una contraddizione in termini, perché se uno è autonomo non si capisce come fa a fare una camera insieme agli altri, ognuno ha più punto su, come si fa insieme, perché sul modello del Reichstag tedesco, il Senato delle Regioni, per noi copiamo. Allora, quello che a me lascia molto perplesso è che si voglia cominciare dal meccanismo che prevede il cambiamento della Costituzione, perché la Costituzione si può cambiare, non è che non si può cambiare, perché posso capire se ci fosse una clausola. L'unica cosa che non è sottoposta alla revisione costituzionale è la forma repubblicana, tra le altre cose. Però tutte le altre cose si possono capire. Il 138 è il meccanismo. Lo si vuole rendere più veloce? Se lo si vuole rendere più veloce questo meccanismo di modifica della Costituzione, significa che c'è un progetto di modifica della Costituzione. Perché è strumentale, perché anche nello stesso impianto costituzionale, l'articolo 138, non può né principi, niente, detta una regola. Detto là, quindi è un articolo strumentale che serve per, se uno vuole cambiare qualcosa che serve per, mi deve dire che cosa vuole ottenere cambiare il meccanismo che serve per. E non è apparso, anzi, e lì entriamo, mentre siamo per, cioè questo dibattito sul meccanismo, sul 138, se ti garantisce, se ti garantisce, se ti garantisce, si fa referendum, non si fa referendum. A che condizioni si fa referendum, non ci si dice nulla a che cosa si vuole arrivare modificando il 138 e rendendo più semplice il meccanismo di revisione costituzionale, perché sicuramente è più semplice e sicuramente è più semplice politicamente, per le ragioni che diceva lei, politicamente, perché con le larghe intese che non erano veramente nate per fare una forma della Costituzione. Si possono fare tante cose con l'accordo dei due terzi, perché è difficile poi fare il referendum, lo sappiamo. Allora, innanzitutto manca il dire a quale scopo si tende, e poi sono veramente, perché questa cosa veramente è un insulto al pensiero politico e costituzionalista anche italiano. E alla tradizione del governo italiano, è un affronto anche ai nostri costituenti, e quindi indirettamente un affronto anche a quella resistenza da cui è nata quel monumento di cui parlava Cavallari, che rappresentava anche la nostra.